da Katia, bentornati nel mio canale. Allora, oggi vi presento il mio nuovo progetto. E vi presento questo vestito realizzato con un filato veramente molto molto bello, speciale. Infatti il mio filato si chiama Perlina Special della Mistrico. Allora, per questo vestito, che è una taglia 40-42, io ho utilizzato 500 grammi di filato, quindi 5 gomitoli da 100 grammi e misurano 340 metri. E mi è rimasto solo questo di 5 gomitoli. È un filato morbidissimo, è un filato composto da 100% microfibra. E diciamo che io l'ho scelto anche per la sua particolarità del filato, che è molto molto ritorto e quindi dà il meglio di sé con l'uncinetto. Può essere lavorato con l'uncinetto o anche con i ferri del 3,5 e anche a macchina, perché alla macchina della maglieria lo può lavorare benissimo. E, diciamo, come morbidezza è soffice e morbido anche per le pelli più delicate, e poi grazie alla sua densità di fibre lascia trasparire la pelle garantendo una corretta temperatura corporea. Insomma, è un filato veramente strepitoso, io lo consiglio veramente. Infatti, quando devo fare questi lavori io scelgo sempre questo filato o Perlina Special. Allora, per quanto riguarda il vestito, adesso vi dico anche come dobbiamo iniziare la lavorazione. Non vi faccio il disegno, quindi lo spiego. Allora, io ho fatto una taglia 40-42 e ho iniziato con 132 catenelle, quindi ho preso la circonferenza dei fianchi e calcolando un multiplo, perché la parte del busto noi lavoriamo un multiplo di 6 catenelle, quindi prendendo la circonferenza e ho iniziato le catenelle con l'uncinetto del 4,5 e poi sono andata avanti con l'uncinetto del 4. Arrivata nella zona della vita, ho cambiato uncinetto e ho lavorato con l'uncinetto del 3,5 fino ad arrivare all'altezza qui del sottobraccio. Allora, dicevo, prendendo la circonferenza ho fatto 132 catenelle, quindi voi prendete la vostra circonferenza dei fianchi e in base ai vostri centimetri fate tante catenelle. Mi raccomando, calcolando il multiplo di 6 catenelle. Quindi, dicevo, arrivata qui all'altezza degli scalfi, quindi qui mi trovo proprio diciamo sul seno. Poi a parte ho fatto le maniche, che ho unito qui, proprio qui sotto, prendendo due motivi. Ho legato due motivi con la manica e poi sono andata avanti a lavorare sempre a giro, lavorando sia la parte del busto del vestito e le maniche, quindi ho lavorato sempre a giro. Però qui ho lavorato due motivi con 13 catenelle, poi sono andata a diminuire, poi nel tutorial poi capite perché dico 13 catenelle. Quindi ho iniziato con 13 catenelle per lavorare questi triangoli. Nel secondo giro ho fatto sempre 13 catenelle, poi ho lavorato 11 catenelle, 9 catenelle e ho finito con 7 catenelle, quindi sono andata a stringere. Ok, questo punto nello schema e diciamo che è un multiplo di 20, quindi arrivata qui a questa altezza, io ovviamente ho lavorato con un multiplo di 6 catenelle, quindi arrivata qui non mi trovavo con le maglie, quindi ho fatto un giro tutto a maglia bassa e ho aumentato qualche punto.
per arrivare da 132, quindi poi ho aumentato 8 maglie, ho distribuito le 8 maglie in più per, diciamo, per ottenere un multiplo di 20. Ok, quindi io, come dico sempre, è più difficile a spiegare che a fare il vestito. Quindi, seguendo il tutorial, sicuramente il lavoro vi risulterà più facile. Ok, quindi adesso credo che ho detto tutto, e quindi vi lascio il tutorial. Un bacione a tutti, ciao. Allora, vi faccio vedere l'inizio del vestito, vi faccio un piccolo campione. Allora, per quanto riguarda il busto del vestito, noi lavoriamo su un multiplo di 6 catenelle, quindi come campione io qui ho messo 48 catenelle e vado a chiudere a cerchio. Per il mio vestito io ho montato 132 catenelle per una taglia 40 40 42. Allora, chiuso il mio cerchio, faccio una catenella, rientro nella stessa maglia e lavoro una maglia bassa. Adesso salto 1 2 nella terza maglia, lavoro 6 maglie alte, 1 2 3 4 5 6. Salto 2 maglie di base, nella terza maglia lavoro una maglia bassa. Salto 2 maglie di base, nella terza lavoro 6 maglie alte. 2 3 4 5 6. Salto 2 maglie di base, 1 2 nella terza maglia bassa. Quindi vado avanti così per tutto il giro. Adesso ho lavorato una maglia bassa, salto 2 maglie e nella terza lavoro 6 maglie alte. Quindi vado avanti così per tutto il giro. Allora, arrivata alla fine del giro, vado a chiudere nella maglia bassa con una maglia bassissima. Adesso faccio 3 catenelle, rientro e lavoro ancora 2 maglie alte. Quindi lavoriamo la metà delle 6 maglie alte. Qui dove abbiamo le 6 maglie alte, al centro lavoriamo una maglia bassa. Filo sull'uncinetto e andiamo qui dove abbiamo lavorato la maglia bassa. Quindi entriamo nella maglia bassa e lavoriamo 6 maglie alte. 1 2 3 4 5 6. Maglia bassa al centro delle 6 maglie alte. 6 maglie alte qui dove abbiamo lavorato la maglia bassa. È un punto molto semplice, quindi dobbiamo alternare. Dove abbiamo la maglia bassa, lavoriamo le 6 maglie alte, e dove abbiamo le 6 maglie alte, al centro lavoriamo una maglia bassa. Quindi sono 4 5 6. Maglia bassa al centro delle 6 maglie alte, così. Quindi vado avanti per tutto il giro, poi vi faccio rivedere come iniziare e poi andate avanti da sole. Eccomi, sono alla fine del giro, quindi ho lavorato la mia maglia bassa sulle 6 maglie alte. Adesso qui abbiamo iniziato con 3 maglie alte, quindi rientro nella stessa maglia e lavoro ancora 3 maglie alte. 1 2 3 e vado a chiudere qui nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima. Quindi siamo al centro delle 6 maglie alte. Una catenella, rientro nella stessa maglia e lavoro una maglia bassa.
e adesso ricomincio qui dove abbiamo la maglia bassa. Entro dentro la maglia bassa e lavoro 6 maglie alte. 1 2 3 4 5 6. Una maglia bassa al centro delle 6 maglie alte. Così. Quindi ripeto, il punto è molto facile. Quindi dobbiamo ripetere sempre questi due giri. Quindi dove abbiamo le 6 maglie alte lavoriamo al centro una maglia bassa e dove abbiamo la maglia bassa lavoriamo 6 maglie alte e poi nel prossimo giro facciamo diciamo dobbiamo invertire. Dove abbiamo poi le 6 maglie alte lavoriamo la maglia bassa e così via. Ok? Quindi andiamo avanti e ci ritroviamo quando raggiungiamo la lunghezza desiderata. Quindi decidete se volete fare un vestito, volete fare una maglia. Ok, io farò un mini vestito, quindi arriverò all'incirca intorno ai 70 centimetri, 70-75. E quindi andiamo avanti. Quando arriviamo all'altezza del sottobraccio, poi andiamo avanti con la lavorazione, andiamo avanti insieme. A dopo. Eccomi qua. Allora, io sono arrivata alla mia misura. Allora, sono andata avanti per 70 centimetri, quindi io farò un mini abito. E allora, qui io ho messo dei marcapunti, perché dato che abbiamo iniziato, almeno io ho iniziato con 132 catenelle, adesso qui devo lavorare, faccio un'altra lavorazione e quindi devo lavorare su un multiplo di 20 maglie, di 20 catenelle. Dato che io ho iniziato con 132 catenelle, quindi non è un multiplo di 20, devo aumentare delle maglie, quindi devo arrivare a 140 maglie. Devo aumentare 8 maglie. E ho piegato il lavoro così in due e bene o male così all'incirca ho fatto qui è dove ho finito diciamo il giro, quindi ho messo i miei motivi uno sull'altro e qui ho fatto 1 2 e nel terzo faccio l'aumento, quindi sono 1 2 aumenti, poi 1 2 e nel terzo aumento di una maglia sia da questa parte che dall'altra, poi 1 2 e nel terzo, qui mi sono sbagliata, brava, dicevo 1 2 e nel terzo faccio l'aumento, quindi devo aumentare di 8 maglie, quindi sono uno di qua e uno dall'altra parte, sono 2 4 6 e uno qui dove inizio il mio lavoro e un altro qui, così. Quindi adesso qui devo iniziare con le maglie alte e gli aumenti li farò qui dove abbiamo le 6 maglie, scusate, dove abbiamo le 6 maglie alte. Quindi in questo giro dove ho messo i miei marcapunti, invece di lavorare 6 maglie alte lavorerò 7 maglie alte qui dove inizio il mio giro, qui diciamo l'altra metà sotto il braccio, e poi farò 3 aumenti davanti e 3 dietro e quindi in tutto ho le mie 8 maglie. Questo perché lavoreremo su un multiplo di 20 maglie, quindi con 132 maglie, con 132 catenelle ho iniziato il lavoro, non posso fare un multiplo di 20, quindi devo aumentare le mie 8 maglie. Quindi adesso, allora io adesso, da adesso in poi lavorerò con l'uncinetto del numero 3, non so se si riesce a vedere. Perché devo aumentare le maglie, però nello stesso tempo non voglio che si allarga troppo. Quindi ho finito il mio giro con la maglia bassa.
e inizio con 3 catenelle che sono la prima maglia alta. Rientro nella maglia bassa e lavoro ancora 3 maglie alte, quindi in tutto ho 4 maglie alte. Poi alla fine lavorerò ancora 3 maglie alte e in tutto saranno 7. Una maglia bassa nelle 6 maglie alte, 6 maglie alte nella maglia bassa, 3, 4, 5, 6, una maglia bassa qui dove abbiamo le 6 maglie alte, 7 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quindi ho fatto qui l'aumento perché qui devo lavorare la maglia bassa, quindi se è prima o dopo l'aumento non ha importanza, l'importante è che non siano tutti molto vicini. Ecco perché ho messo i marcapunti. Allora questo lo posso togliere. Adesso ho lavorato la maglia bassa, vado nella la maglia bassa sulle 6 maglie alte, vado nella maglia bassa e lavoro 6 maglie alte, 2, 3, 4, 5, 6, maglia bassa sulle 6 maglie alte. Qui abbiamo la maglia bassa e lavoro 6 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, maglia bassa sulle 6 maglie alte. Ecco, qui ho il marcapunti, quindi devo lavorare la maglia bassa. Allora qui dove ho la maglia bassa lavoro 7 maglie alte, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e qui lavoro la mia maglia bassa e vado avanti fino ad arrivare alla fine del giro. Quindi fate la stessa cosa, dividete il lavoro e distanziate i vostri aumenti, ok? Quindi ci troviamo alla fine del giro. Eccomi, sono arrivata alla fine del giro. Quindi qui dove ho iniziato con 4 maglie alte rientro e lavoro ancora 3 maglie alte per ottenere 7 maglie alte, quindi è l'ultimo aumento. Adesso chiudo nella terza catenella con una maglia bassissima, così, quindi ho completato i miei aumenti. Adesso facciamo un giro tutto a maglia bassa, quindi lavoriamo una maglia bassa in ogni maglia. Quindi ho fatto una catenella, rientro nella stessa maglia e lavoro una maglia bassa, maglia seguente, maglia bassa, maglia seguente, maglia bassa, una maglia bassa qui dove abbiamo la maglia bassa. Adesso qui abbiamo 6 maglie alte, lavoro 6 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, una maglia bassa nella maglia bassa e continuo. Quindi dove abbiamo le 7 maglie alte lavoriamo 7 maglie basse, ok? Quindi ripeto, dobbiamo lavorare una maglia bassa in ogni maglia, comprese anche le maglie basse qui, ok? Ci rivediamo alla fine del giro. Eccomi, allora finito tutto il giro a maglia bassa, chiudo nella prima maglia bassa con una maglia bassissima, così. Adesso faccio una catenella, rientro e lavoro ancora una maglia bassa, 2 catenelle, salto 1, 2, 3, nella quarta maglia faccio una maglia bassa. Adesso lavoro 13 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Salto 6 maglie,
1, 2, 3, 4, 5, 6, nella settima lavoro una maglia bassa, 2 catenelle, salto 1, 2, 3, nella quarta maglia lavoro una maglia bassa, 13 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Salto 6 maglie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nella settima maglia bassa, 2 catenelle, salto 3 maglie e nella quarta lavoro una maglia bassa. Quindi vado avanti così per tutto il giro. Eccomi, sono arrivata alla fine del giro, quindi vado a chiudere qui dove ho la maglia bassa, entro e faccio una maglia bassissima. Adesso vado qui nell'archetto delle 2 catenelle con una maglia bassissima e faccio una catenella, rientro e lavoro una maglia alta. Adesso qui abbiamo 13 catenelle, lavoro 6 maglie alte. Quindi vado nella prima catenella, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 catenelle, vado nella maglia seguente, nella settima catenella lavoro una maglia bassa, 2 catenelle, vado nella maglia seguente e adesso lavoro 6 maglie alte nelle catenelle. Quindi ho fatto la prima, vado nella seconda, lavoro la terza, la quarta, la quinta e la sesta, una maglia bassa qui nell'archetto delle 2 catenelle e ripeto qui dove ho le 13 catenelle lavoro 6 maglie alte, poi faccio 2 catenelle, maglia seguente maglia bassa, 2 catenelle e poi lavoro ancora 6 maglie alte e continuo così per tutto il giro. Eccomi, allora sono arrivata alla fine del giro, ho fatto le mie 13 catenelle e chiudo qui nella maglia bassa con una maglia bassissima. Faccio un'altra maglia bassissima qui nell'archetto delle 2 catenelle, una catenella, rientro e lavoro una maglia bassa. Adesso qui abbiamo 13 catenelle, quindi vado nella prima catenella e inizio a lavorare una maglia alta, la prima maglia alta delle 6, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 catenelle. Vado nella maglia seguente e lavoro una maglia bassa, 2 catenelle, maglia seguente, lavoro una maglia alta e poi continuo fino a lavorare 6 maglie alte. Quindi 2, 3, 4, 5, 6, una maglia bassa qui nell'archetto delle 2 catenelle e ricomincio a lavorare qui nell'archetto delle 13 catenelle, lavoro 6 maglie alte, poi faccio 2 catenelle, una maglia bassa nella maglia seguente, 2 catenelle e continuo fino a lavorare 6 maglie alte. Quindi vado avanti così per tutto il giro. Eccomi, arrivata alla fine del giro, vado a chiudere nella maglia bassa con una maglia bassissima e con una maglia bassissima vado qui nell'archetto delle 2 catenelle, faccio una catenella, rientro e lavoro una maglia bassa. Qui abbiamo le 13 catenelle, quindi adesso lavoro 6 maglie alte, 2 catenelle, una maglia bassa, 2 catenelle e 6 maglie alte. Quindi vado nella prima catenella e lavoro la prima maglia alta, maglia seguente,
2, maglia seguente, 3, maglia seguente, 4, maglia seguente, 5, maglia seguente, 6, 2 catenelle. Vado qui nella maglia e faccio una maglia bassa, 2 catenelle, maglia seguente e lavoro una maglia alta, maglia seguente, maglia alta, quindi ho fatto 2, 3, 4, 5, 6 e qui dove abbiamo l'archetto di 2 catenelle lavoro una maglia bassa, quindi vado avanti così per tutto il giro. Adesso qui abbiamo ancora le 13 catenelle, lavoriamo 6 maglie alte, 2 catenelle, una maglia bassa, 2 catenelle e 6 maglie alte, e vado avanti così per tutto il giro. Finito questo giro iniziamo poi con le maniche, iniziamo a fare le maniche. Allora, nel frattempo che andiamo avanti con la lavorazione, io ho fatto anche una manica e adesso vi faccio vedere come iniziare la manica. Allora, io inizio a lavorare la mia manica con l'uncinetto del numero 4. Con l'uncinetto del numero 4 inizio a lavorare il bordino. E questo bordino l'ho lavorato a maglia alta in costa davanti e in costa dietro. Allora, iniziamo, faccio vedere. Allora inizio con delle maglie alte, non con le catenelle. Allora inizio con 3 catenelle, 1, 2, 3, quindi le 3 catenelle sono la prima maglia alta. Prendo il filo e vado nella prima catenella iniziale, quindi ho preso il filo ed esco, tiro leggermente su, adesso riprendo il filo ed esco da 1, prendo il filo, esco da 2, filo sull'uncinetto ed esco da 2, e quindi abbiamo fatto la maglia alta. Le 3 catenelle, come ho già detto, sono la prima maglia alta. Filo sull'uncinetto, giro leggermente il lavoro. Qui dove abbiamo appena fatto la maglia alta si sono formate queste due costine, quindi inserisco l'uncinetto dove abbiamo le due costine, prendo il filo ed esco. Adesso filo sull'uncinetto, esco da 1, filo sull'uncinetto, esco da 2, filo sull'uncinetto, esco da 2 e ricomincio. Quindi giro leggermente il lavoro, vado qui dove abbiamo le due costine della maglia alta, esco così, tiro leggermente su, adesso esco da 1, esco da 2 ed esco da 2. E continuo così fino ad arrivare a 40 maglie alte. Così. Ecco. Queste sono le maglie alte. Allora, io vado avanti così. Se non vi trovate bene, diciamo iniziare direttamente con le maglie alte, iniziate con le catenelle, se proprio così non vi trovate bene. Però se iniziate con le catenelle, lavorate con l'uncinetto mezza misura più grande. Che so, se state lavorando tutto, diciamo, se volete fare la maglia o il vestito, poi decidete voi. Se state lavorando la parte del busto con l'uncinetto del 4, per iniziare a fare le maniche lavorate, iniziate con l'uncinetto del 4 e mezzo, ok? Io sto lavorando con l'uncinetto del numero 4 perché lavorando, diciamo iniziando con le maglie alte, la lavorazione mi risulta abbastanza morbida. E se invece se inizio con le catenelle, la lavorazione risulta tesa, quindi, e a me non piace, preferisco iniziare in questa maniera. Ok, quindi vado avanti e arrivo a 40 maglie alte. Eccomi, arrivata a 40 maglie alte, giro il lavoro così sul rovescio e chiudo nella prima
catenella con una maglia bassissima e qui metto un marcapunti così. Ecco, adesso cambio uncinetto, quindi ho fatto le mie maglie alte con l'uncinetto del numero 4 e adesso cambio con l'uncinetto del 3 e mezzo, quindi lavoro tutta la mia manica con l'uncinetto del 3 e mezzo. Allora vado nella prima maglia alta, vado sotto la maglia alta, faccio una maglia bassissima in costa davanti così, 3 catenelle, maglia alta in costa dietro nella maglia seguente, maglia alta in costa davanti nella maglia seguente, maglia alta in costa dietro, maglia alta in costa davanti e una maglia alta in costa dietro. Quindi faccio tutto il giro in questa maniera, lavoro una maglia alta in costa davanti, una maglia alta in costa dietro, fino ad arrivare alla fine del giro. Eccomi, arrivata alla fine del giro, finisco con una maglia alta in costa dietro, vado a chiudere nella terza catenella con una maglia bassissima, così, e quindi ho finito il primo giro. Adesso dobbiamo lavorare le maglie come si presentano, quindi lavoriamo una maglia alta in costa davanti sulla maglia alta in costa davanti, una maglia alta in costa dietro sulla maglia alta in costa dietro. Allora, per iniziare faccio una maglia bassissima in costa davanti così e inizio con 3 catenelle, maglia in costa dietro nella maglia alta in costa dietro. Ripeto, dobbiamo lavorare le maglie come si presentano. Lavoro così, faccio questo giro e poi ancora altri 2 giri, quindi in tutto lavoriamo 4 giri di maglie alte in costa davanti in costa dietro, quindi facciamo un piccolo bordino come ho fatto qui. Allora io conto i giri che ho fatto di maglie alte in costa, il primo giro delle maglie alte non lo vado a contare, quindi conto solo le maglie alte lavorate in costa davanti e in costa dietro. Quindi in tutto lavoro 4 giri di maglie alta in costa davanti e dietro, così. Quindi ci ritroviamo alla fine del 4º giro. Allora, fatti i miei 4 giri di maglie alte in costa davanti in costa dietro, chiuso nella 3ª catenella con una maglia bassissima. Adesso lavoriamo su un multiplo di 8, quindi faccio una catenella, rientro nella stessa maglia e lavoro una maglia bassa, 2 catenelle, salto 2 maglie, vado nella 3ª e lavoro una maglia bassa. Adesso lavoro 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, salto 1, 2, 3, 4, nella quinta maglia lavoro una maglia bassa, 2 catenelle, salto 2 maglie e nella 3ª lavoro una maglia bassa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, salto 1, 2, 3, 4, nella quinta maglia, scusate, una maglia bassa, 2 catenelle, salto 2 maglie e nella 3ª una maglia bassa. Ripeto questo per tutto il giro. Sono alla fine del giro, quindi ho fatto le mie 7 catenelle, vado a chiudere nella maglia bassa con una maglia bassissima. Così. Adesso vado qui nell'archetto delle 2 catenelle con una maglia bassissima, lavoro una catenella, rientro, maglia bassa. Qui dove abbiamo le 7 catenelle vado nella prima catenella, lavoro una maglia alta,
maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta, quindi lavoro 3 maglie alte, 2 catenelle, maglia seguente, maglia bassa, 2 catenelle. Adesso qui ho ancora 3 catenelle, quindi vado nella prima catenella, lavoro una maglia alta, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta, una maglia bassa qui nell'archetto delle 2 catenelle. E adesso ricomincio. Vado qui dove abbiamo le 7 catenelle, vado nella prima catenella e lavoro una maglia alta, quindi 1, maglia seguente 2, maglia seguente 3, 2 catenelle, maglia seguente, maglia bassa, 2 catenelle, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta. Ok, se riesco ad entrare. Ok, una maglia bassa nelle 2 catenelle di separazione, quindi vado avanti così per tutto il giro. Eccomi, sono arrivata alla fine del giro. Adesso vado a chiudere qui dove ho lavorato la maglia bassa, entro nella maglia bassa e faccio una maglia bassissima. Con delle maglie bassissime adesso arriviamo qui dove abbiamo le 2 catenelle, quindi vado nella prima maglia e lavoro una maglia bassissima, nella seconda e nella terza, e adesso entro qui dove ho le 2 catenelle, faccio una maglia bassissima. Lavoro una catenella, rientro, maglia bassa, 2 catenelle, vado qui nell'archetto seguente e lavoro una maglia bassa. Adesso lavoriamo 9 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vado qui dove abbiamo il primo archetto, lavoro una maglia bassa, 2 catenelle, archetto seguente, maglia bassa, 9 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, scusate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vado qui nel primo archetto, lavoro una maglia bassa, 2 catenelle, archetto seguente, maglia bassa, quindi vado avanti così per tutto il giro. Arrivata alla fine del giro, ho fatto le mie 9 catenelle, chiudo qui dove abbiamo la maglia bassa, chiudo con una maglia bassissima, una catenella, rientro, lavoro una maglia bassa. Adesso qui dove abbiamo le 9 catenelle, vado nella prima maglia e lavoro una maglia alta, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, lavoro la terza maglia alta, maglia seguente, la quarta maglia alta, 2 catenelle, maglia seguente, lavoro una maglia bassa, 2 catenelle, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta. Quindi ho lavorato 4 maglie alte sulle prime 4 catenelle, 2 catenelle di separazione. Sono andata qui nella maglia, nella quinta maglia, e ho lavorato una maglia bassa, 2 catenelle di separazione, e ho lavorato ancora 4 maglie alte, una maglia bassa nell'archetto qui dove abbiamo le 2 catenelle, e ricomincio a lavorare le 9 catenelle. Quindi lavoro le prime 4 maglie alte sulle prime 4 maglie, 1, 2, 3,
4, 2 catenelle, vado nella maglia seguente e lavoro la maglia bassa, 2 catenelle, maglia seguente, maglia alta, vado nella seconda maglia e lavoro una maglia alta, vado nella terza maglia, lavoro una maglia alta, vado nella quarta maglia, nella quarta catenella e lavoro una maglia alta, una maglia bassa nell'archetto delle 2 catenelle, così, e quindi arrivo fino alla fine del giro così, in questa maniera. Sono arrivata alla fine del giro, vado a chiudere nella maglia bassa con una maglia bassissima. Adesso con delle maglie bassissime arrivo qui dove abbiamo l'archetto delle 2 catenelle, 2, 3, 4, e vado proprio dentro l'archetto, una catenella, rientro, lavoro una maglia bassa, 2 catenelle, vado nell'archetto seguente e lavoro una maglia bassa. Adesso lavoriamo 11 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vado qui nel primo archetto, lavoro una maglia bassa, 2 catenelle, archetto seguente, maglia bassa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Primo archetto, maglia bassa, 2 catenelle, archetto seguente, maglia bassa. Adesso ripetiamo le 11 catenelle e quindi vado avanti così per tutto il giro. Eccomi, sono arrivata alla fine del giro, quindi vado a chiudere come sempre nella maglia bassa con una maglia bassissima. Vado nell'archetto delle 2 catenelle con una maglia bassissima, faccio una catenella, rientro, lavoro una maglia bassa. Adesso qui abbiamo 11 catenelle, lavoriamo 5 maglie alte, quindi vado nella prima catenella e lavoro una maglia alta, 1, maglia seguente, 2, maglia seguente, 3, maglia seguente, 4, maglia seguente, 5, 2 catenelle, una maglia bassa nella maglia seguente, 2 catenelle. Adesso qui abbiamo 5 catenelle e lavoriamo 5 maglie alte, quindi vado nella prima e lavoro una maglia alta, maglia seguente, maglia alta, 2, maglia seguente, 3, maglia seguente, 4, maglia seguente, 5, una maglia bassa nell'archetto delle 2 catenelle. Vado avanti così per tutto il giro. Finito questo giro, ripeto ancora per 3 volte, quindi in totale faccio 4 giri con 11 catenelle. Quindi finisco questo giro e continuo poi altri 3 giri con 11 catenelle. Quindi ci ritroviamo alla fine del quarto giro, lavorando 11 catenelle, e nelle 11 catenelle lavoriamo 5 maglie alte, 2 catenelle, una maglia bassa nella sesta catenella, 2 catenelle, e poi lavoriamo ancora le ultime 5 maglie alte nelle 5 catenelle, ok? Quindi per 4 volte. Eccomi, allora ho fatto per 4 volte 11 catenelle con le 5 maglie alte, 2 catenelle, una maglia bassa, 2 catenelle, 5 maglie alte, quindi ho ripetuto per 4 volte. Adesso con delle maglie bassissime arrivo dove abbiamo le 2 catenelle. Così. Una catenella,
rientro maglia bassa 2 catenelle maglia bassa nell'archetto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 catenelle vado nell'archetto quindi vado qui nell'archetto e faccio una maglia bassa 2 catenelle maglia bassa nell'archetto seguente e vado avanti e lavoro 13 catenelle e quindi ci ritroviamo alla fine del giro. Ho finito il giro, chiudo nella maglia bassa con una maglia bassissima, vado nell'archetto delle 2 catenelle e adesso faccio una catenella maglia bassa. Adesso qui abbiamo 13 catenelle, quindi lavoro 6 maglie alte, li vado nella prima 1, maglia seguente 2, maglia seguente 3, maglia seguente 4, maglia seguente 5, maglia seguente 6, 6 maglie alte, 2 catenelle. Vado nella maglia seguente e lavoro una maglia bassa, 2 catenelle, maglia seguente, maglia alta. E quindi adesso lavoro qui 6 maglie alte. Quindi ho fatto la prima, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maglia bassa nell'archetto delle 2 catenelle così adesso con 13 catenelle 6 maglie alte 2 catenelle una maglia bassa 2 catenelle poi ancora 6 maglie alte vado avanti per allora io in tutto nella mia manica partendo dal primo foro quindi metto la mia manica giusta tutta dritta così comunque io dal primo foro fino alla fine della mia maglia in tutto ho 16 fori quindi adesso io vado avanti ancora per altri 10 giri se non sbaglio perché ho fatto uno con 7 un giro con 9 e sono 2 3 e 4 giri con 11 catenelle sono 6 giri e quindi adesso con 13 catenelle vado avanti per 10 giri quindi fino ad ottenere 10 fori comunque voi man mano che andate avanti con la manica la provate quando arrivate fino al sottobraccio vi fermate ok quindi adesso non dobbiamo andare avanti quando arrivate alla vostra misura staccate il filo allora finito il primo giro ho chiuso con una maglia bassissima proprio qui dove abbiamo iniziato con una maglia bassissima nel frattempo ho messo anche dei marcapunti perché qui devo applicare le maniche quindi ho diviso il mio lavoro ho messo i miei motivi uno sull'altro così e ho preso proprio la metà del mio lavoro la stessa cosa ho fatto dall'altra parte quindi voi fate lo stesso mettete i vostri motivi bene uno sull'altro in questa maniera e prendete la metà del lavoro quindi qui la parte dei fianchi ora dobbiamo applicare le maniche quindi vado ad applicare la manica proprio qui dove ho finito il giro e la metto proprio qui al centro così adesso con delle maglie bassissime arrivo proprio qui vediamo quindi vado nella prima maglia e lavoro la maglia bassissima 1
2, 3, 4, 5, 6. Vado qui nell'archetto delle 2 catenelle con una maglia bassissima, faccio una catenella, rientro, maglia bassa, 2 catenelle. Vado qui, questa è la manica, quindi qui ho il primo, le 2 catenelle, maglia bassa, 2 catenelle, quindi salto il primo e vado qui nel secondo, lavoro la maglia bassa, così. Adesso faccio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Lavoro intorno alla manica. Quindi vado nel primo archetto, lavoro una maglia bassa, 2 catenelle, maglia bassa, 13 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vado nell'archetto, lavoro la maglia bassa, 2 catenelle, maglia bassa e continuo fino ad arrivare qui dove ho il marcapunti. Sono nell'ultimo arco, quindi ho fatto le mie 13 catenelle, vado qui nel primo archetto, lavoro una maglia bassa, 2 catenelle e adesso vado qui dove ho il marcapunti e lavoro la maglia bassa, quindi vado nel secondo archetto delle 2 catenelle. Così. E adesso continuo a lavorare la parte del busto, quindi faccio 13 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, vado nel primo archetto, lavoro la maglia bassa, 2 catenelle, secondo archetto, maglia bassa e continuo. Continuo a lavorare fino ad arrivare qui dove ho il marcapunti e devo mettere l'altra manica, quindi vado avanti, ci ritroviamo qui. Sono arrivata al marcapunti, ho fatto le mie 13 catenelle, vado qui nel primo archetto, lavoro una maglia bassa, allora due catenelle, prendo la manica e vado qui, qui ho già messo con un marcapunti i due motivi così insieme e ho segnato qua con il marcapunti, quindi vado qui adesso, salto il primo archetto, vado nel secondo, lavoro la maglia bassa, lavoro 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 catenelle. Vado nel qui dove abbiamo le 2 catenelle, lavoro la maglia bassa, 2 catenelle, maglia bassa nel secondo archetto. 13 catenelle e vado avanti fino ad arrivare dove devo attaccare la manica, qui. Ok, quindi vado avanti, ci ritroviamo qui. Come? Allora, sono arrivata qui dove ho il marcapunti, ho fatto le 13 catenelle, vado qui dove abbiamo l'archetto di 2 catenelle, vado nel primo archetto, lavoro una maglia bassa, 2 catenelle, vado qui dove ho il marcapunti, quindi vado nel secondo archetto, salto questo e vado nel secondo e lavoro la maglia bassa e adesso vado avanti a lavorare la parte del busto, quindi o il dietro o il davanti che poi sono uguali, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Vado nell'archetto delle 2 catenelle, maglia bassa, 2 catenelle di separazione, vado nel secondo archetto, maglia bassa
e continuo con le 13 catenelle. Quindi faccio il giro e arrivo dove ho iniziato il giro. Insomma, ci vediamo alla fine del giro. Eccomi, allora sono arrivata alla fine del giro. Vado a chiudere qui dove abbiamo iniziato con una maglia bassa, entro e chiudo con una maglia bassissima. Adesso con una maglia bassissima vado qui dove abbiamo fatto le 2 catenelle, una catenella, rientro, maglia bassa, e adesso qui dobbiamo fare la stessa lavorazione che abbiamo fatto qui. Quindi lavoriamo le prime 6 maglie alte, poi 2 catenelle, andiamo nella maglia seguente e lavoriamo una maglia bassa, 2 catenelle, e poi andiamo avanti e lavoriamo ancora 6 maglie alte. Quindi faccio il primo e poi fate il giro da sole. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 catenelle, vado nella maglia seguente, maglia bassa, 2 catenelle, maglia seguente, maglia alta, e quindi adesso lavoro, ho fatto la prima maglia, devo lavorare ancora 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, una maglia bassa nell'archetto delle 2 catenelle. E come potete vedere, stiamo lavorando intorno alla manica. Arriviamo qui, quindi arriviamo qui, facciamo le maglie alte, e qui dove abbiamo unito la manica con il corpo del vestito, qui abbiamo fatto 2 catenelle, quindi all'interno delle 2 catenelle lavoriamo una maglia bassa e poi continuiamo fino alla fine del giro. Comunque adesso io arrivo qua, faccio le mie maglie alte, arrivo qui e lo facciamo insieme. Eccomi, allora sono arrivata qui dove abbiamo unito la manica e il busto, quindi qui abbiamo fatto 2 catenelle. Non faccio altro che vado sotto le catenelle e lavoro una maglia bassa, e quindi adesso vado avanti a lavorare la parte del busto fino ad arrivare all'altra manica, lavorando intorno alla manica come abbiamo fatto qui. Quindi lavoro tutto intorno alla manica, il busto, e poi finisco il giro. Ok, quindi ci ritroviamo alla fine di questo giro. Mi sono arrivata alla fine del giro, vado a chiudere nella maglia bassa con una maglia bassissima. Adesso con delle maglie bassissime arrivo qui dove ho le 2 catenelle, quindi lavoro sulle 6 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e vado nell'archetto. Una catenella, rientro, lavoro la maglia bassa, 2 catenelle, maglia bassa nel secondo archetto. Adesso non facciamo 13 catenelle, facciamo 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Scusate un attimo che adesso il lavoro diventa un pochino pesante. Allora, vado qui nell'archetto, lavoro la maglia bassa, 2 catenelle, maglia bassa nel secondo archetto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 catenelle, archetto, maglia bassa, 2 catenelle, vado nell'archetto seguente e lavoro la maglia bassa, e vado avanti così per tutto il giro. Quindi non facciamo 13 catenelle, ma facciamo 11 catenelle. Nel prossimo archetto lavoriamo poi 9 catenelle per 2 volte, e poi lavoriamo 7 catenelle. Quindi adesso andiamo avanti in questa maniera, facciamo 11 catenelle.
alla fine del giro, quindi ho fatto le mie 11 catenelle, vado a chiudere qui nella maglia bassa con una maglia bassissima, e con una maglia bassissima entro nelle due catenelle di separazione, una catenella, maglia bassa. Adesso qui nelle 11 catenelle lavoriamo 5 maglie alte, 2 catenelle, una maglia bassa, 2 catenelle, 5 maglie alte. In pratica facciamo la stessa lavorazione che abbiamo fatto nella manica. Quindi vado nella prima catenella e lavoro una maglia alta, 1, maglia seguente 2, 3, 4, 5, 2 catenelle, vado nella maglia seguente, lavoro una maglia bassa, 2 catenelle, maglia seguente, lavoro la maglia alta, 1, 2, 3, 4, 5, una maglia bassa nell'archetto delle 2 catenelle, e vado avanti così per tutto il giro. Nel prossimo giro non facciamo 11 catenelle, ma lavoriamo 9 catenelle. Quindi poi lavoriamo 4 maglie alte, 2 catenelle, una maglia bassa, 2 catenelle, 4 maglie alte. Ripetiamo il giro delle 9 catenelle per 2 volte. E poi, dopo che abbiamo finito il giro delle 9 catenelle, lavoriamo 7 catenelle. Quindi poi all'interno delle 7 catenelle lavoriamo 3 maglie alte, 2 catenelle, una maglia bassa, 2 catenelle, 3 maglie alte. Ok? Quindi andiamo a stringere verso il collo. Allora, ripeto, andiamo avanti con questo giro e poi facciamo due giri di 9 catenelle. Quindi la spiegazione la trovate nella manica, quindi non c'è bisogno che vi faccio vedere. Dovete fare 9 catenelle per 2 volte e poi si lavora con 7 catenelle. Quindi ci ritroviamo e alla fine, quando arriviamo vicino al collo, ok? Quindi man mano che andate avanti lo provate e decidete quando volete chiudere, insomma decidete la scollatura, quanto la volete larga, se volete, se la volete chiusa oppure la volete un po' aperta, scollata, ok? Quindi ci ritroviamo, ripeto, quando siamo all'altezza del collo. Allora facciamo adesso, ripeto ancora, facciamo adesso il giro con le 11 catenelle. Dopo questo giro facciamo due giri con 9 catenelle e poi andiamo avanti con 7 catenelle fino ad arrivare all'altezza del sottocollo. Eccomi qua. Allora vi faccio vedere la mia scollatura. Io sono arrivata a questo punto. Dovrei fare ancora un giro di 7 catenelle e poi lavorare 3 maglie alte, 2 catenelle, una maglia bassa, 2 catenelle e 3 maglie alte. Però io mi fermo qui. Per chi vuole, diciamo, una scollatura più chiusa, può andare avanti lavorando le 7 catenelle con le 3 maglie alte, 3 maglie alte, 2 catenelle, una maglia bassa, 2 catenelle e 3 maglie alte. Ok, quindi io mi fermo a questo punto. Adesso faccio un ultimo giro, quindi mi sono fermata qui dove ho la maglia bassa, vado sulla prima, anzi scusate, sulla seconda scusate, sulla seconda maglia alta, lavoro 3 catenelle che sono la prima maglia alta, una maglia alta nella maglia centrale. Adesso qui nella terza maglia alta lavoro una maglia alta chiusa a metà, quindi esco solo da 2, salto la maglia bassa e vado sulla prima maglia alta delle 3 e lavoro una maglia alta chiusa a metà, quindi esco solo da 2 così, e adesso chiudo le maglie, maglia alta nella maglia centrale e nella terza maglia lavoro una maglia alta chiusa a metà, esco solo da 2, salto la maglia bassa, vado nella prima maglia alta delle 3 e lavoro una maglia alta chiusa a metà, esco solo da 2
e adesso chiudo le maglie. Maglia alta nella maglia centrale, nella terza maglia alta lavoro una maglia alta chiusa a metà, esco solo da due, salto la maglia bassa, vado nella prima maglia alta delle tre e lavoro una maglia alta chiusa a metà, così. E adesso chiudo le maglie, maglia alta nella maglia centrale e nella terza maglia alta lavoro la maglia alta chiusa a metà, salto la maglia bassa, vado nella prima maglia alta delle tre, lavoro la maglia alta chiusa a metà e chiudo, così. Vado avanti così per tutto il giro, quindi ci ritroviamo alla fine del giro e poi facciamo un piccolo bordino. Allora, sono alla fine del giro, ho fatto le mie due maglie alte chiuse insieme, una maglia alta nella maglia centrale, adesso nella terza maglia lavoro una maglia alta chiusa a metà. Vado qui dove ho iniziato con 3 catenelle, vado nella terza catenella e chiudo tutte le maglie con una maglia bassissima, così. Mi sposto con una maglia bassissima nella maglia seguente, faccio una catenella, rientro e lavoro una maglia bassa. Ora vado nella maglia seguente, prendo il filo, quindi adesso giro l'uncinetto così, in questa maniera, prendo il filo e chiudo, maglia seguente, prendo il filo, giro l'uncinetto e chiudo, maglia seguente, faccio la stessa cosa, inserisco l'uncinetto, giro il mio uncinetto e chiudo le maglie, così. Allora, invece di fare il punto gambero, io faccio in questa maniera, che a me viene comodo così. Quindi prendo il filo, giro l'uncinetto, riprendo il filo e chiudo. In questa maniera. Questo è l'ultimo giro che faccio, quindi è un piccolo bordino. Non so se si riesce a vedere dalla camera, comunque a me piace molto in questa maniera, è un punto gambero, però invece di andare indietro andiamo avanti con il lavoro in questa maniera, ok? Quindi finisco il giro, il vestito, in pratica vestito maglia, quello che avete deciso di fare è finito. Dobbiamo nascondere tutti i fili, dare una bella vaporizzata e il vestito è pronto. Adesso io nascondo tutti i fili, finisco il mio bordo, poi lo metto sul manichino, vi faccio vedere come viene indossato. Allora, io ne ho fatti due, ho fatto questo come dimostrazione anche per farvi vedere, perché io ho fatto anche un vestito nero, ma dato che sotto la camera non si vedevano i punti, non si vedevano, così ho deciso di farne uno uguale. Ho usato lo stesso filato, quindi ho usato il Perlina della Mistricò. Infatti, per fare questi lavori io mi piace molto lavorare questo filato, che è un filato particolare, e quindi i lavori risultano poi veramente molto molto belli, ok? Allora, come dicevo, adesso finisco il mio vestito, lo metto sul manichino e nel frattempo io vi ringrazio per avermi seguito, vi mando un grossissimo bacio e ringrazio tutti. Ciao.